Voglio, visto che tu mi dai l'imbeccata che stiamo parlando del titolo di Pontefice Massimo e dell'attuale usurpatore del titolo di Pontefice Massimo, appunto, che è il signor Carolino Wojtyła, noi quando dicevamo il Papa non ha chiesto scusa, dicevamo no, ma ha chiesto scusa. Se qualcuno ha seguito un attimino quel viaggio folcloristico che ha fatto nei cosiddetti luoghi santi della Palestina, il capo degli ebrei ashkenaziti, cioè degli ebrei europei, ha detto che le scuse del Papa a lui non gli bastano. Perché giustamente ha detto, cioè, allora, visto che non credete, molti cristiani dicono ma che c'è perdono fa, no, perché ha detto, lui ha chiesto scusa perché i cristiani hanno fatto qualcosa, ma non ha chiesto scusa come Chiesa. Cioè, che a parte non sarebbero, nel caso di noi pagani, non sarebbero neanche accettate, neanche sono concepibili le scuse, però lui ha giocato come sempre prendendo in giro la gente, cioè ha detto fa sotto i cristiani a fare le cose. È come per fare un esempio di attualità senza dare una valutazione politica, è come fosse il governo americano che dice mi scuso per il popolo serbo se i piloti americani hanno buttato di loro volontà le bombe all'uranio impoverito sulla Serbia. Sarebbe lo stesso meccanismo, cioè non saremmo subito a denunciare questa è una follia, questa è una pazzia, questa è una presa in giro. Eppure lui l'ha fatto pensi, e tutti che ha chiesto perdono. Pensa che questa furbata non è di Wojtyła personalmente, sarebbe a dargli troppa intelligenza e Wojtyła non è intelligente. Questa è di Ratzinger. Cioè, questa è una furbata di chi bruciava vive le persone, cioè di chi aveva furbizia di bruciarle vive. Ratzinger è il capo praticamente dell'Inquisizione. Questa era l'Inquisizione, si chiamava prima, adesso è la dottrina della Chiesa, non l'ortodossia, della dottrina della Chiesa. E qual è il gioco apparente che fa lui? Fingere una cosa di cui tutti parlano attraverso l'apparenza, ma nella sostanza garantirsi il diritto di ricostruire i campi di sterminio. Questa è la furbata di Ratzinger, cioè garantirsi il diritto di continuare a bruciare le persone ed essere riconosciuti per quelli che hanno chiesto scusa. Naturalmente nessuno accetta questo, cioè almeno noi pagani diciamo che le scuse deve chiedere il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth, perché gli ordini di scozzare le persone vengono direttamente dal pazzo di Nazareth. Ricordatevi sempre, portate quei miei nemici, quelli che non hanno voluto che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Cioè l'ordine è diretto. La Chiesa Cattolica e i cristiani non hanno fatto altro che eseguire quell'ordine. E quell'ordine ancora in piedi potrebbe essere eseguito domani o dopodomani. Sì, c'è solo una sospensione della pena a tempi migliori, nel senso che loro dicono attualmente le vittime sono latitanti, però quando le acciuffiamo... quando siamo in grado di acciuffarle. Ricordate, dice... scuotete la polvere dai sandali se non vi accettano, in segno di disprezzo. Dopo che si è buttato via la polvere dai sandali si possono anche bruciare le persone. Il disprezzo crea vari modi di rappresentazione nella pratica, e tutte queste cose sono tutte nero su bianco, e tutte queste cose hanno tartassato gli esseri umani per anni. Francesco, cambiamo un attimo l'argomento o no? Sì, se vuoi. Gli ultimi 5 minuti al limite, no, perché c'ho qui una chicca. Ah, ben d'accordo. Ho una chicca, ma allora ti ricordi questo giubileo con i miliardi, che ci arrivano i miliardi? Allarme è rientrato, cosa? Sono svaniti i pellegrini del giubileo, cioè i pellegrini del giubileo facevano la notizia è del giornale La Nuova di Venezia, La Nuova Venezia, del 24 marzo del 2000. I nuovi dati elaborati da Atala indicano che non ci sarà l'invasione. A portare le folle in laguna saranno i ponti primaverili, il carnevale e feste di questo tipo. Allora, cosa era successo? Lo dice sto signore qua, Ugo Samuele, presidente degli albergatori veneziani. Sapeva da tempo, che l'annunciata invasione della città per il giubileo si sarebbe trasformata in un flop. Anzi, non ci ho mai creduto. Le previsioni di afflusso dei pellegrini nelle grandi città d'arte sono state artatamente, cioè in maniera truffaldina, gonfiate a dismisura dal Vaticano
che è riuscito a far pagare allo Stato opere edilizie per decine di miliardi su proprietà che appartengono al clero. È truffa. È chiaro? Non lo dico io, lo dice Ugo Samueli nella Nuova Venezia del 25 marzo del 2000. Le persone sono state truffate dal Vaticano, lo Stato è stato truffato dal Vaticano. Allora, quell'imbecille di Bisetto che diceva c'è del pericolo sicuramente per il Giubileo, perché qualche satanista potrebbe andare a spogliarsi nudo in piazza San Pietro e mostrare le sue nudità. Oh, quale terribile scandalo sarebbe! No, povero, suo. Povero Bisetto, sei un povero mentecato. Il Giubileo fallisce perché è fallito il cattolicesimo, perché è fallita la capacità di presa e di assoggettamento del cattolicesimo sulla capacità di mettere in ginocchio gli esseri umani. E non lo dico io, lo dice Samueli, la Nuova Venezia. Per cui non c'è nessun bisogno che un satanista, un pagano, si disturbi per andare a spogliarsi in piazza San Pietro. Anzi, sarebbe un idiota se lo facesse. Il Giubileo fallisce perché è fallito il cattolicesimo. Sì, massacreranno, si organizzeranno a livello mafioso, cercheranno di impedire agli altri di manifestare il pensiero, ne faranno di cotte crude. Ma il cattolicesimo in se stesso può solo far danni fra chi non si può difendere. Ricordate, il parroco può insultare la ragazzina dicendo tuo padre è un satanista, ma è un vigliacco, un porco, un farabutto. Perché? Perché è un parroco. Non è farabutto perché è andato a insultare la ragazzina, è farabutto perché è parroco. E nel suo essere farabutto perché è parroco è andato anche a insultare una ragazzina. Beh, questo deve vergognarsi, come devono vergognarsi tutti i cristiani per questa azione. Sia chiaro. Sì, beh, l'azione a cui, nel caso mai entreremo, quando sarà conclusa questa storia ne entreremo, è un'azione che è successa volutamente da parte appunto di un parroco di un paese del Vicentino nei confronti di una persona non cristiana, cioè di una persona dichiaratamente politeista, e il parroco, da brava persona, è andato dalla figlia della ragazzina, cioè neanche maggiorenne tra l'altro, dire tuo padre è un satanista e non frequenta persone tanto raccomandate. Cioè, tanto per essere chiari, ha avuto fortuna di non essere andato da mia figlia, se non lo massacrava. Invece, sì, no, ma rendi conto anche la criminalità di questo comportamento e anche soprattutto l'incapacità di affrontare una persona e anche la povertà, perché c'è una povertà da parte del prete di dire, usando solo i soliti sistemi. Mia figlia è stata segnalata per la normale di Pisa. È il massimo che uno studente può raggiungere. Sono contento. Insomma, è un bel traguardo. Un bel traguardo. Per cui l'avrebbe massacrato il parroco, non a botte, a parole, naturalmente. Mentre invece è andato a prendere sta ragazzina che giustamente è rimasta offesa. Sì, anche perché appunto questo significa chiaramente che il comportamento loro si è basato sul terrore e sulla menzogna, sull'offesa, e soprattutto per attribuire agli altri quello che loro vogliono che gli altri siano, cioè nel senso non per quelli che gli altri sono, cioè questa è una cosa che avviene normalmente, cioè d'altronde tutta la storia dell'Inquisizione sta a dimostrare come avvenivano le accuse e su cosa avvenivano le accuse e perché avvenivano le accuse. Basta pensare ad esempio allora 049 700 700, 049 700 838, questo è il telefono. Vai avanti Francesco. Noi abbiamo avuto riattaccato le linee. Pronto? Se qualcuno vuole intervenire, le linee sono aperte. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. Ciao Francesco. Ecco, la definizione che io do alla cosiddetta religione, sia in generale ma specialmente monoteista, è un'impresa funebre. Questa è la mia definizione, proprio impresa funebre. Naturalmente quello che dicevi prima Francesco, mi collego a un fenomeno chimico-fisico, quando avviene in natura è irreversibile. Certo. Li abbiamo tutti qui davanti. Non possono essere eliminati per il perdono o meno. Quando avviene un fenomeno, esiste e basta. È irreversibile. Sì. Quindi è inutile che vengano a raccontarti le storie questi qua. Comunque io ti dico, la tristezza e la cosa io definisco veramente la religione è un'impresa funebre. Ecco, tristezza e basta, questi danno solo questo e sono capaci solo di questo. Infatti. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao Giampaolo. Ciao.
Beh, il monoteismo è sempre un'offesa alla vita. Sì. Brevissimo. Bravissimo, grazie. Dunque, siete partiti con l'idea che c'è i nuovi vampiri che sono psichiatri, sono della mente, sono del pensiero. Beh, io ho un commento da fare in questa vostra esquisizione che ho fatto fin adesso. Dunque, sappiamo che la tranquillità è la fonte di ogni misura. Dunque sappiamo che la Chiesa si muove, ma si muove contro la tranquillità forse, perché voi altri dimostrate essere come i preti, in che maniera? Perché se agite contro la tranquillità, vuol dire che la Chiesa si delinquenti di robe della galera? Sì. Tutti? Va bene. Sì. Tutti? Perché la tranquillità è una forma di vita che non si può è mia, a scatenarsi con carabinieri, con poesia, con preti, con società, con tutti, a furor di popolo, per andare contro uno, contro tanti o contro niente. Il problema è che la tranquillità bisogna rispettarla tutti al mondo. Va bene. Tutti, fa parte della vita, no? Dell'azione che partecipa con i preti a fare. Va bene, d'accordo. Ciao. Allora, abbiamo sentito anche Alessandro eccezionalmente. Pronto? Dica. Volevo sapere se condividevi la mia sensazione. Siccome sti cristiani, cioè questi cattolici, Wojtyla, eccetera, si sentono la terra mancare sotto i piedi, si arrampicano sui vetri, cioè prima fai patti coi turchi, adesso domanda perdono, cioè questa mia sensazione la condividi? Sì, c'è sicuramente la necessità di fare questo, 20 anni fa non l'avrebbero mai fatto. No, perché avevano troppo potere. Sì. Adesso ne hanno meno. Sì. E poi sono anche riconosciuti per quelli che sono. Anche se la televisione cerca di dare spazio a Wojtyla, agli altri, insomma, perché è sempre commerciale. Insomma. Ma mi sembra che la gente aumenta sempre di più quella che non ci crede più. Spero che continui così. Esatto, cioè, grazie. Grazie a te, ciao. Sì, in effetti ci sono dei problemi non indifferenti nelle persone. Cioè sono problemi di costruire la vita. E costruire la vita significa farlo ogni giorno. Sì, ma infatti ogni giorno e in ogni momento è sempre con la propria... Proprio con la propria volontà e con la propria capacità. E quando sperimenti la vita tutti i giorni come va, comincia anche a staccarsi da quello che è la sottomissione. Perché la necessità di libertà è dentro l'essere umano ed è fuori dall'essere umano. Ricordatevi che io sono un guardiano dell'anticristo. Perché sono un guardiano dell'anticristo? Perché è il respiro di libertà che dal mondo che ci circonda arriva l'essere umano e dice: togliti dalla posizione in ginocchio, per piacere, non sta a distruggere il mondo. Pronto? Scusa Claudio, dimmi. Mi ero dimenticato una cosa, Giampaolo. Dicevo che per me non è marcio l'uomo, è marcio il principio qui. Non sono gli uomini, cioè io imputo proprio il peggio del peggio al principio della religione. Non è da dire mai che è stata interpretata in maniera sbagliata, no. È proprio sbagliata. Esatto. È proprio marcio il principio. Sì. Esatto. Il monoteismo è marcio in se stesso, ciao, non nell'uomo. Okay. Ciao. Sì, non è marcio l'uomo che ha fatto le stragi, è marcio il monoteismo. Cioè è marcia proprio la Bibbia, cioè è marcio proprio l'ordine del pazzo di Nazareth che costringe gli esseri umani a essere parte di un gregge che Dio gliel'ha dato e lui lo porta al macello. Cioè questo è assurdo, è folle. Cioè, voi pensate... La gente, alcune persone credono che il mondo lo ha creato Dio. È fuori di testa, veramente. Sì, infatti questo significa essere proprio la follia. Sì! Bene, e siamo matti noi. Forse sono riuscito anche a registrarti tutta quanta. Grazie comunque. Sì, molto argomentato questo intervento. Sì, pensate un po'. Credere che il mondo lo abbia creato Dio. Credo che una roba più idiota, più folle di questa, guarda... eppure che crede, cioè... esatto, sì, no, ma infatti quello della credenza che il mondo venga creato da un Dio creato dal nulla è la cosa più terrificante, ma soprattutto è il problema delle persone che si pongono ma Dio ha creato il mondo, cioè, anche perché se la cosa non ha nessuna attinenza con la loro esistenza, ma infatti nel far questo ignorano la vita che li circonda, cioè ignorano tutto il pulsare della vita, il pulsare delle tensioni che li circonda.
e naturalmente negano anche le tensioni dentro di loro. Sì, ma difatti, ma, vedi, come classico il discorso che facevamo prima, cioè non è fondamentale il perché uno è nato o come è nato, il caso che l'ha portato a nascere, il motivo, la circostanza o l'incontro, ma è fondamentale il fatto che lui si trova a vivere e come vive. Di conseguenza, al di là dei genitori che l'hanno generato, al di là della famiglia a cui proviene, al di là della società, della classe sociale, al di là dell'ambiente, della cultura, questo è, non dice niente. Cioè, perché questa è soltanto, diciamo, un'origine, una persona viene fuori da quell'ambiente. Ma poi, se questa persona ha delle qualità, questo qui è fondamentale, le qualità. E io cito Platone, che anche se Platone piace poco, a Claudio, Platone, quando lui parla della società ideale, dice: vabbè, il compito della società è dire che, se lui parlava delle quattro diciamo classi, della classe dell'oro, dell'argento, fa è la società riconoscere a quale classe appartiene per natura un bambino, al di là della classe in cui nasce. Che per se so, se un bambino nasce, un bambino dell'oro nasce nella classe del ferro, devi portarlo nella classe del ferro, cioè devi portarlo a quello che gli è simile, al di là della sua nascita, al di là della sua provenienza. Questo lo dice Platone, cioè dice che la società, lo Stato, ha questa funzione, ne riconosce la capacità della persona. Io con Platone non vado molto d'accordo, anche se lo leggo, i dialoghi spesso mi piacciono in certi passaggi, ma il problema è che Platone e altri danno il via al finalismo, cioè... Sì. Mentre da questo punto di vista sono più vicino al determinismo, che non al finalismo, capito? Prova a pensare a un concetto del genere rispetto a questo cristiano, cioè che tu nasci col peccato originale. Beh, ma è una derivazione, sai, perché... No, nel momento in cui tu dici, cioè, che uno nasce, vabbè, comunque poi sarebbe un discorso lunghissimo. Pronto? Filosofico, che è secondario rispetto no, a... Ciao! Ciao a te, ciao. E a Francesco. Ciao. Che bello sentirti, dimmi. Allora, posso, vabbè, quello che vuoi. Un attimo. Sì, sì, sì. Ecco. Volevo chiedervi, anche se magari esula un po' dal discorso del mobbing, posso divagare? Tutto. Ecco, poi, quando un componente, l'ho sentito nelle vostre trasmissioni, quando un componente di una data specie si stacca per dar vita da quella specie, si stacca per dar vita a una specie diversa. Secondo voi perché succede? Cioè, io lo posso immaginare, ma voglio sentire voi. Poi, un'altra vostra opinione sul fatto di quello che sentivo prima sulla stampa. Perché i giornali continuano ad ammorbare l'aria da giorni e giorni, l'aria, la vista, e occupare interamente le prime pagine dei quotidiani sulla tragica vicenda di Conegliano? Cioè, è cosa diversa o è sempre, cioè qui abbiamo raggiunto il massimo del minimo, cosa diversa da quella stupida vicenda del Molise, dei due amanti scappati in Germania, che no, poi... No, perché anche lì sono andati avanti. Scusa, alle 19 farò tu la trasmissione su questo. Sì, non riesco a capire questa caduta in basso, sta caduta di stile veramente. Lo capirai alle 19. Bravo, tutta l'ora, sì, anzi. Vi volevo dire, mi sto informando per quanto ho parlato la volta scorsa, sì. E vi saprò dire. Un'altra cosa, siccome io non ho sentito l'inizio, però ho afferrato qualcosa, che fate delle conferenze dove? A Bassano? No, stiamo cercando di farle nell'Alto Vicentino. Stiamo cercando. Sì, perché non riesco a capire molto francese. Lo state facendo? Stiamo cercando una sala nell'Alto Vicentino. Sì, lo direte poi quando saranno le date. Certo, cerchiamo di farlo, però in questo momento non l'abbiamo ancora. Sì. Anzi, manderemo un appello al limite ai radioascoltatori. Ecco, comunque vi terrò informati, spero bene. Grazie. Ascolta, però se non andrà bene non fatemene una domanda. No. Ma assolutamente. Guarda, io ti ascolto sempre. Io mi piace tantissimo. No, assolutamente, guarda. Voglio restare sempre vostra amica. Anzi, sì. Ecco. Guai se no. Mi uccideremo. Allora, ci tengo. Allora io vi ascolto, sì. Vengo giù. Grazie. Sì, ciao. Ciao. Voi, ciao. Allora,
rispondiamo un attimino a questo discorso qua. Il, stacco un attimo i telefoni, due minuti solo, ormai la trasmissione è anche quasi finita. E staccarsi dalla specie, allora, esistono due forme di staccarsi dalla specie, di dare il via e di dare il via a una specie diversa. Esistono gli esperimenti che fa l'essere natura, cioè esistono delle casualità che dopo l'oggettività premia, cioè praticamente tipo la giraffa, quella che ha il collo più lungo, riuscendo a mangiare meglio in caso di siccità, in caso di mancanza di foglie, viene premiata da quello che è la natura, da quelle che sono le condizioni, per cui la specie tende a cambiare. Ma ci sono anche i dar via alla specie come scelte di un soggetto, cioè un soggetto comincia a percorrere un percorso diverso, per esempio comincia a scalare delle montagne perché pensa di trovare del cibo meglio, e allora dà il via delle modificazioni come delle scelte soggettive, tipo non so, certi animali che cominciano, l'orso grizzly che va al polo nord, l'orso grizzly che emigra al polo nord e diventa orso bianco, non è semplicemente una scelta della natura, ma anche una scelta di volontà di quell'individuo che ha cominciato quel cammino, per cui esiste una magia, esiste delle scelte della volontà di trasformarsi, cioè di ottenere dei risultati che dopo la natura o le condizioni possono premiare o distruggere, però esiste una volontà del soggetto e di solito questo è l'arte della stregoneria. Io avevo scritto una volta una roba del genere, dopo che l'ho nascosta perché ho detto forse è meglio, non è ancora ora di tirarla fuori. Comunque esistono delle scelte delle persone e dei soggetti. Sì, sono sempre qualcosa? Delle volontà delle persone. E ho riattaccato i telefoni. Sì, beh, abbiamo qua pochi minuti, comunque 049 700 700, per chi vuole intervenire. E allora io, visto che appunto voglio chiudere la trasmissione con una piccola poesia, visto che appunto parliamo dell'avvenire. Se qualcuno ha una sala per tenere conferenze alla zona di Bassano, di Cittadella o un altro vicentino, ce la può segnalare, che non ci cacciano via, come sanno che parliamo di stregoneria, di paura, di vampirismo, e ci permette di manifestare il pensiero senza crearci problemi o il meno problemi possibili, lo ringraziamo fin da adesso. Ah, già arrivai. Sono arrivato. Va bene. Chiudiamo qui la trasmissione. Sì, magia stregoneria paganesimo. Io sono Claudio Simeoni. Io saluto gli ascoltatori. Io saluto, ci salutiamo tutti quanti adesso. Vediamo un attimo, pronto? Sì? Ciao Francesco, c'è sì. Francesco? No, Francesco è andato via. È già andato via Francesco? Sì, è dovuto lasciarci un attimo. Ah, ma torna poi? No, beh, adesso va via. Come? Va proprio via, torna a casa. Ah, non c'è più Francesco? No. È andato a casa? È andato via in questo momento. Va bene, allora lo riprenderò un'altra volta. Sì, d'accordo. Comunque, se vuoi lasciare detto a me? Ah, posso... No, volevo parlare direttamente con lui, perché sono un vicino di casa sua. Ah, va bene. Allora, va bene. A te, poi mi puoi darmi anche tu la risposta, giusto? Sì, dimmi che vuoi. Allora, sono un vicino di casa sua, no? Niente, io proprio l'altro giorno ho portato dei mobili a sua moglie. Allora? Ma scusa, sono in diretta, vai. Allora, non fare come sempre che mettete giù il telefono quando non volete dare una risposta. Vabbè, la strada di Francesco, che è quella tua, porta alla separazione della famiglia? Sì, tranquillamente. A tutte queste cose? Sì. Ho capito. E voi venite a insegnare alla gente come si fa vivere. Sì. E non riuscite neanche a fare la propria famiglia. D'accordo, va bene, ciao. No, è bravo. Ciao. Allora, questo personaggio qua, è inutile che rompa le scatole cose familiari. Ogni persona affronta la vita della propria famiglia come cavolo intende affrontarla, ed è libera di costruire qualsiasi relazione che vuole costruire. Noi siamo per la libertà delle scelte, non siamo per la famiglia dei ruoli, noi siamo per la famiglia degli individui. Bene. Qui c'è l'amico Alvise che comincerà la trasmissione dopo di me. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 19 in punto, dove parleremo dei fatti di Conegliano. Ciao ancora. Alvise.